Nell'episodio di oggi ci scommetto i testicoli e so di non perderli che ci saranno altri giganti royal. Ridi gigante verso gigante royal. Va col canchero e ma quando mai sbaglio? Quando mai tu la fra sbaglia? Quanto schifo. Bella a tutti ragazzi, qui tra i capelli Gesù che con un nuovo video. Siamo tornati con un nuovo gameplay. I gameplay che ultimamente vanno davvero tanto, vi piacciono tanto, quindi continuiamo così, continuiamo a supportare questa serie. Se vi piacciono, se vi divertono, come davvero mi dite, beh, perché no, continuate a lasciare un bel mi piace e un bel commento. Tra i commenti della volta scorsa, tra l'altro, ne ho trovato uno abbastanza interessante, che mi proponeva un mazzo all'interno del quale avrei potuto usare il gigante royale. Perché per chi non lo sappia, e per chi non lo sa, deve andare a vedersi questo video qui che comparirà da qualche parte qui nel sovraschermo in maniera spiritica. Ho trovato una caterba di giganti royale nello scorso episodio, quindi proprio perché ne ho trovati così tanti ho detto perché no, proviamo ad inserirli all'interno del mazzo. Il mazzo che mi è stato elencato è proprio questo: la Valchiria, gli sgherri, la scarica, poi ho messo io i goblin lancieri perché non avevo le guardie come mi era stato detto, gigante royale, estrattore, torre inferno e gli spiriti di fuoco lì, quelle palline lì, quelle chicole lì infuocate che si lanciano contro gli avversari e vabbè, si tolgono la vita. Il mazzo mi è stato proposto dal gentilissimo Neptunox, che ringrazio. Proponetemi voi qui sotto nuovi mazzi se volete che compaiano nei prossimi video e se volete che appunto li utilizzi. Detto questo, prima di iniziare abbiamo un bel po' di bauli da aprire. Bel bauli omaggio, regalano sempre delle grandissime soddisfazioni come goblin, scherri e altre carte ancora più merdose. Altro bauli omaggio con un bel mortaio e un bel bombarolo. Dopodiché apriamo i bauli d'argento, ne abbiamo ben due, attenzione. Capanna dei barbari che non ho mai usato e arcieri che si aggiungono alla lista delle carte che mi fanno cacare. Poi abbiamo oro, vabbè, ovviamente bombarolo e altri spiriti di fuoco. Passiamo poi al bauli d'oro e vediamo cosa ci sarà nella crown chest soltanto alla fine. Baule d'oro, attenzione, 167 spiriti di fuoco, arcieri, tanto per stare in tema delle carte, che gigante royale, però soltanto 14 fino ad adesso, quindi non ci scaldiamo troppo, ecco, non ci speriamo troppo che ce ne facciano comparire altri 200 nel prossimo baule. Altro baule, ci scommetto i testicoli e so di non perderli che ci saranno altri giganti royale. Ragazzi, cioè, me li lanciano, come avete presente quando andate nelle grandi città che c'è pieno di piccioni di merda che vi circondano, voi avete le briciole di pane che lanciate? Uguale, proprio così, briciole di gigante royale che me le lanciano in faccia quasi a menarmelo. Il gigante normale, vabbè, amen. E poi infine abbiamo la crown chest, la baule della corona. 400 di oro, 3 gemme, non ci sprechiamo troppo. Razzo del cazzo. Poi abbiamo lo stregone, mortaio, rullo di tamburi per l'ultima carta, che sarà ovviamente una leggendaria. Che merda. Passiamo così alla battaglia e utilizzando ovviamente il mazzo che ci è stato proposto, vediamo se funziona. Se non funziona, vi do il permesso di andare a dare fuoco alla casa del tizio che ce l'ha proposto. Ovviamente lo dico per scherzo, cioè forse. Partiamo così col tizio che si incazza perché ha già capito che si trova contro il suddetto esperto di Clash Royale. E perché mi ha sganciato il gigante? Cioè non iniziamo per nulla bene, regà. Qui parte col gigante royale che mannaggia due bastardelle di principi di merda. Va bene però. Ha sprecato un po' di elisir. E noi intanto col gigante royale gli spariamo ben due colpi. Attenzione, due colpi ben assestati che mannaggia. Ma perché? Giuro! Mi sgancia le truppe a caso! No, non c'è. Oh, io un altro video con i fail non lo voglio fare. No, dai, le riesco a trascinare. Almeno quello va col canchero. Cioè, mi ha sganciato due truppe totalmente a caso. Che però, vabbè, tutto sommato, un po' ci hanno aiutato. Ora attendiamo con calma e aspettiamo appunto che qui ci lanci il baule. Ma lui non sa che noi abbiamo la scarica, glielo mettiamo in quel posticino in maniera prepotente. E poi possiamo partire col gigante royale. Ok, no, andiamo col gigante royale da questa parte e vediamo come si comporta. Sgancerà qualcosa di utile o farà semplicemente il nulla facente? Ecco come non detto. Ha sganciato gli scheletrini. Doppio coso di scheletrini, attenzione. Noi abbiamo gli spiriti di fuoco che tutto sommato gli scheletrini lì se li mangiano a colazione. E per ora
abbiamo e la stiamo gestendo. Ce la stiamo gestendo perché lui ha due torri che sono sminchie. Ora non voglio trasportare troppo questo estrattore perché so che appena lo metto in un punto di merda, a caso il gioco me lo piazza, perché sono troppo forte e voleva un attimo penalizzarmi. E chi non coglie l'ironia è una grande testa di cazzo. Allora, andiamo col gigante royale e vediamo di farci un attimo valere. Spiriti di... ma proprio di tutto di più gli ho sganciato qua, eh. Però ha funzionato. Vabbè, lasciamolo lì tranquillo. Tanto finché fa del male agli avversari e becca la torre, a noi non può che far piacere. Vabbè, la torre inferno, se non prende il nulla, non è contenta. Noi qui intanto riusciamo a gestircela anche abbastanza bene. Una volta sganciato il gigante royale, andiamo da questa parte e facciamo la stessa combo che pare funzionare. Perché se lui sgancia comunque gli sgherri, noi abbiamo gli emorroidi lì di fuoco che fanno saltare in aria l'avversario. Però ragazzi, però però il gigante royale, mannaggia lui, quanto male fa. Quanto è forte il gigante royale. Io che mi sono lamentato di trovarlo, e adesso vado a vincere una partita con una tranquillità immensa. E ride. Ridi che hai perso, testa di cazzo. Bene ragazzi, ci portiamo a casa un baule d'argento. Ed ora vediamo se riusciamo a confermare la potenza di questo mazzo. Se è così, non c'è da scherzare, perché tra poco, come vi faccio vedere, possiamo arrivare al picco ghiacciato. Quindi se volete un road to picco ghiacciato, lasciate un bel like e fatemi vedere il vostro supporto. Ok, siamo contro un altro tizio che non scalpita come quello di prima. Però c'è un clan, Pepita la Cerdita. Non so se sia italiano o se sia semplicemente un gioco di parole in maniera assolutamente casuale. Però finisce con Ita, quindi potrebbe essere un tizio italiano che possibilmente ci dà del filo da torcere, ma chi lo sa. Scintilla. Perché la scintilla? Perché questa cosa odiosa che è la scintilla? Scarica. Ok, dai, con la scarica comunque siamo riusciti a fargli un pochino di male. Ed ora andiamo di qua con il gigante royale e vediamo. Spiriti di fuoco, please. Spiriti di fuoco, dai, spiriti. Ok. Se non lo si difende il gigante royale, merda. Vabbè, non uso la scarica per il semplice fatto che potrebbe servirmi da qui a poco, e quindi preferisco preservarla. Preserviamo e andiamo avanti. Questo sembra un avversario tosto, sebbene gli abbiamo fatto un po' di male anche noi. E sgancio un gigante. Gigante contro gigante verso gigante royale. La lotta tra i due cugini assurdi. Torre infernale potremmo metterla. Lui sgancerà la scintilla, se non sbaglio. E ma quando mai sbaglio? Quando mai tu la fra sbaglia? No. Allora, scarica, ok, dai che gliela butta giù. Andiamo col gigante royale di qua e mi servono gli spiriti di merma qua, porco il cancro. No, vabbè, dai, buttateglielo giù, Plox, va bene lo stesso, l'abbiamo lasciato con 340 di vita, che non è affatto male, e non è a fuoco per un cazzo questa videocamera. E passiamo al difenderci, a mantenere la nostra leadership sul combattimento, perché lui non ci ha ancora fatto uno straccio di danno. Noi però abbiamo la nostra torre inferno, abbiamo la possibilità di fargli comunque del male. Sganciamogli una scarica qui e aspettiamo. La scarica non l'ho sganciata abbastanza in maniera abbastanza tempestiva, ma ce la possiamo fare lo stesso. Abbiamo una valchiria, abbiamo il gigante royale, abbiamo tutto il possibile e immaginabile lì dietro. Intanto il gigante royale li prende la torre, quindi non ci preoccupa, e noi siamo riusciti a farci valere. Siamo riusciti tra l'altro a portarci anche un po' più in là. Non nulla di che, ma comunque non mi lamento. Ed ora lui va da questa parte sperando di incontrare qualcosa, quando non sa che non gli sganciamo il gigante royale e che non ha nessuna speranza di farci del male. Anche lui è incazzato come una bestia, ma noi siamo felici. Siamo felici. Siamo felici perché siamo riusciti a raggiungere più 60 trofei all'interno di un unico video. Siamo sempre più vicini all'arena picco gelato, picco ghiacciato. Quindi possiamo farcela, possiamo iniziare un road to quell'arena lì ghiacciata, ghiacciolo, ghiaccetto, come cavolo si chiama. E lasciate un bel mi piace se volete che la serie continui, se volete che porti altri video di gameplay abbastanza ignoranti, come vi siete accorti alla fine sono. Lasciate un bel mi piace per questo incredibile mazzo, ringrazio chi me l'ha consigliato, consigliatemene di nuovi qui sotto, e mi raccomando che se fanno cagare vengo a casa vostra e vi brucio.
il canarino. E te lo fai tutto e ci vediamo nel prossimo video. Bella. Porco cane.